Buongiorno, eccoci tutti, eccoci di nu nuovamente qua all'Angoletto Rossonero. Buon lunedì, buon inizio settimana lavorativa e non lavorativa. Allora, prima di iniziare questo secondo post Venezia Milan, vi lascio l'invito di iscrivervi al canale, mettere like e se vi va anche commentare e condividere i miei video come questo. Allora, innanzitutto fuori è freddo che si bubola con questo inizio settimana, vento gelido dal nord che ghiaccia anche i testicoli, però vedete come mai sono fortunato perché ho questo, lo scaldacollo che vi faccio vedere, vedete che scalda bene bene, marchio JDG Do, Fashion Techno Sport, tutto per l'abbigliamento sportivo, tecnico e non, per la vita quotidiana, felpe, tute, scaldacolli, magliette, canotte, plantari, tutto davvero. Fate un salto in questo marchio, c'è anche il canale YouTube, poi su TikTok, Instagram, GDG-Do e Facebook, più il sito internet www.gdgdoeuffiz.com, mi sembra, tanto vi lascio il link in descrizione. Allora, post Venezia Milan. Post Venezia Milan. Seppur per pochissimo tempo siamo riusciti comunque a riassaporare il sapore della vetta solitaria in classifica. E fa sempre bene, perché sinceramente fa sempre bene, anche se poi l'Inter ieri sera con una grande prova, anche con magari un po' di fortuna, comunque la superiorità si è vista nei confronti della Lazio, si sono ripresi la vetta, cosa che era molto probabile, in effetti è successa. Noi abbiamo fatto la nostra partita, tanto dobbiamo guardarci in casa, dobbiamo, come ho sempre detto, saranno tutte finali, dobbiamo andare avanti, dobbiamo affrontarle tutte come se fosse l'ultima partita, decisiva, ed è così che dobbiamo fare. Quando siamo in palla, come in questo momento, abbiamo visto che non ce n'è per nessuno, soprattutto per le medio-piccole, ma penso, come abbiamo visto anche per la Roma, anche per quelle le big, non ce n'è davvero per nessuno. Fatto sta, il problema è riuscire a continuare con questi ritmi, con questa continuità di risultati, vedendo l'Inter che non perde più un colpo, perché non perde più un colpo. Prevedo da qui alla fine del campionato, se non ci saranno ulteriori colpi di scena, prevedo uno scontro fino all'ultimo colpo con i nostri cugini e quell'insider Napoli, che secondo me, quando recupererà anche tutti gli effettivi, potrà dire la sua, occhio, perché potrà veramente dire la sua. Forse non potranno competere per il titolo, ma possono dare fastidio e portare via punti importanti a tutte le compagini. Questo è il mio pensiero. E vincerà, secondo me, chi riuscirà a resistere più a lungo, chi farà meno errori, chi avrà più continuità. C'è chi ha le coppe. Noi, sfortunatamente o fortunatamente, non lo so, non so voi come la pensate. Secondo me, sfortunatamente, non abbiamo più le coppe, a parte la Coppa Italia, quale ci vedrà impegnati domani sera appunto con il Genoa. E è una partita. Oh, mi sono illuminato di immenso. È una partita nostra col Venezia. Siamo scesi in campo con quello che dovevamo fare. Abbiamo tenuto il pallino del gioco per gran parte della partita. Non le abbiamo dato tanti sbocchi. Sulle fasce abbiamo pedalato come dei treni, ed era tanto che non vedevamo, cioè il sogno di qualsiasi tifoso è vedere una squadra che sulle fasce alza la polvere da quanto corre, ed è quello che è successo con il Venezia. Poteva essere una partita che nascondeva delle insidie, però, come ho detto, noi, cioè in queste condizioni, con questa continuità, con questa concentrazione, che evidentemente ci ha fatto bene il periodo di sosta natalizia, perché per come siamo ripartiti,
ci è andata molto bene. E considerando anche che ci mancavano dei titolari, dei giocatori impegnati in Coppa d'Africa, chi ancora Calabria assente, Tomori, Roma, cioè, raga, mancavano anche molti protagonisti. Invece siamo una squadra che chi gioca sta dando il suo, è affidabile, come abbiamo visto anche Bakayoko. Tonali è inutile parlarne perché mai, in qualsiasi campo vada a giocare, in qualsiasi stadio, è il padrone del centrocampo. E ancora ampi margini di crescita. Attenzione, perché non è che si ferma qui. Veramente è forte, forte, forte. Poi, vabbè, Teo, se non si monta la testa, che continua e non ha cali di concentrazione con quella capoccia che si ritrova e continua così su questa strada, lasciando stare le reti, perché dietro deve anche garantire copertura ed efficacia in fase difensiva. Calulo ormai non lo scopriamo di certo noi, perché è giocatore che dà affidamento. Ragazzi, ma bene o male tutta la squadra sta girando, sta girando. Tutti si sentono incorporati in questo progetto, si sentono tutti importanti, non è nessuno escluso. E per questo, sotto questo punto di vista, il mister Pioli sta lavorando bene, perché riesce a tenere l'entusiasmo alto di tutta la squadra. E niente, vedremo. Poi il campionato vedremo la prossima, Milano con lo Spezia. Anche quella è una partita da prendere con le pinze, perché con lo Spezia, con noi dall'anno scorso che ci soffriamo un po'. Vediamo ora che ci arriviamo belli carichi in forma, vediamo che ne uscirà fuori. Sono sempre, io rimango sempre fiducioso e ho piena fiducia nei ragazzi. Eccolo lì. Ok, allora per oggi è tutto, eh? Mi raccomando, like, campanella attiva, poi farò un video se ho tempo su questa su questa questo caso che è stato aperto con la capienza degli stadi 5%, tutto, ma che è una vergogna. Dovrò fare un video sfogo, equilibrato, comunque ne vorrò parlare. Adesso ci resta che concentrarsi per la partita con il Genoa, la Coppa Italia. Possiamo andare avanti e dire la nostra anche in Coppa Italia. Ciao, forza Milan sempre, mi raccomando. Non molliamo, crediamoci, fiducia nei ragazzi, nella squadra, nel mister e nella società. Ciao!